Decomposti e decomposte, bentornati su Zombie Wine, l'unico canale che se non lo segui morde. Carina, aspetta, ci metto un po' di gocce d'olio 31, così ci dicevamo prima. Bene. Qua ti gestisci il flusso dell'aria, quindi anche il consumo lo gestisci da qua. Ma questa è una stufa vecchissima, tra l'altro ho visto che ancora le fanno. Cari Sì, e uguali. E si avanti. chiamano sempre così, comfort. Io sono un perito agrario, nel senso nel 92 ho preso questo diploma, però l'ho preso molto molto forzatamente. Ero disperato perché ho detto no, ho sbagliato, però ho detto vabbè, ma ci sto, mi prendo sto diploma, ecco, nel 92 con 39 sono uscito. Il naturale, la natura, no? Arrampicarti sugli alberi, il contatto con un essere vegetale sin da bambino, ma poi in terzo superiore hanno cominciato a dire concimazioni trifasiche, azoto, fosforo, potassio, per la patata deve essere così, per sconfiggere quell'insetto dobbiamo usare questo tipo di veleno, per la mosca olearia, insetticida che va dato a più cicli. Si parlava di biologico, si iniziava a parlare di biologico nei primi anni 90, ma a scuola no, però si sentiva parlare di biologico, però mai letto nulla sull'agricoltura biodinamica fino a che siamo arrivati, sono arrivato nel 2006-2007 che ho scoperto la biodinamica grazie a un bellissimo articolo, un'intervista che fece Sandro Saggiorgi su Portos 26 a A Carlo Carlo Nova. Ho Loro. detto che cosa? Agricoltura biodinamica 1924, Steiner. Steiner, non si è aperto. Mi si è aperto un altro canale Di pensiero. di pensiero e di intuizione che mi ha riportato poi, mi ha riavvicinato poi al mondo vegetale, al mondo naturale. Padre. Portato qui, due fatti, tre fatti. Siamo nella cantina privata dei Chicchi. Qui ci sono conserve, nocini, bottiglie, Baroli, Vinzanti, cose. Questo è il cornoletame. Lo abbiamo visto da Carlo, lo abbiamo visto un po' in giro. Bene, questo è humus, di fatto questa è cacca di mucca. È la cacchina della vacca trasformata nel corno interrato da novembre fino a aprile-maggio. No, non è profumo. Fermentata 6 mesi in un corno bovino di una giovenca che ha partorito una volta. E questo materiale diventa questa specie di pongo. E siccome toccare il cornoletame è una delle cose più belle che si possano fare, mo ve lo faccio vedere. Guarda. Ah. Allora, eccolo. Come se fosse. No, come profuma di humus, di terra, di. Non, cioè, questa non è cacca di vacca. Era. Era, ma questa è diventata un'altra cosa perché nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Questo materiale si dinamizza nell'acqua e si dà nelle vigne. E questo riattiva la. Microbiologia dei suoli. Esatto. Madonna, che bella sensazione. Mi sembra di essere tornato bimbo. Wow. Questa inizia lo storico, ci stanno 50 bottiglie per ogni annata, vorremmo farne anche di più, ma insomma per il momento stiamo facendo la riserva di 50 bottiglie di storico. Quindi 16, 17, 18, e mo qui quando imbottiglieremo la 19 proseguiamo, 19, poi 20 e poi continueremo a mettere altre cose. Il vino biodinamico è vivo, il vino naturale è vivo. Quindi assaggiarlo negli anni equivale a capire dove stai andando, cioè stai a Certo, fare. certo. La cosa che è interessante è che in questa parte di cantina, insomma, di
intercapedi gira intorno a casa, si sviluppano delle muffe che ho visto che soprattutto lo fanno sulle bottiglie che hanno i tappi in sughero. Dove c'è, io apro bottiglie mie o di altri produttori, che c'è quella muffetta appena tolta la capsula proprio sopra al tappo, sull'apice del tappo, quelle sono le bottiglie migliori. E quelle lì sono muffe di questo luogo, ma se su quella bottiglia c'è perché il tappo ha reagito bene, cioè il sughero ha avuto uno scambio tra l'ambiente interno e l'esterno che è perché quella, Ottimale. ottimale. E quella muffetta vuol dire che isola, fino a un certo punto isola, però rende sempre attivo la microossigenazione tra il mondo interno e la parte esterna. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e arrivo sino più o meno. Questo è il 2050. Ragazzi, qua siamo nel 2050, cioè in questo momento sto facendo un viaggio avanti nel tempo, senza macchine che si raffreddano e senza Johnny B. Goode con un fulmine che deve colpire il lampadino, il lampadario. Vi rendete conto che abbiamo fatto un viaggio di buoni 35 anni in avanti? Bene, quando qua ci saranno tutte bottiglie, vorrà dire che questa azienda potrà competere storicamente con un po' di Francia. Perché già adesso lo può fare con i vini che fa. Sono vini con due coglioni così. E la biodinamica è naturale, pipì, papà, pum. Sono vini della Madonna. Ma quel buco là in fondo, che probabilmente sarà il 2100, facciamo finta che sia il 2100, sarà un secolo di storia. Vi rendete conto? Questo è un secolo di storia. Il punto è che non avrei fatto 46 vendemmie. Avrei riempito un luogo che di per sé è un non nulla preso singolarmente in un pezzo di storia. E sarà la tua storia. Non è la storia del Corno Redame o del Torre Bruna. È di Enrico. Se ti piacciono i miei video, attiva la campanella e iscriviti al canale YouTube di Zombie Wine. Infine, www.zombiewine.com è il nome del mio blog.